quel che accadrà è stato detto, secondo me va rimarcato. A me ha colpito molto il logo che voi vedete adesso sulla TV, è sotto nel materiale, lo potete vedere, è sotto Cagliari, sotto i circuiti olimpici la scritta Cagliari, città candidata per la vela, tenendo conto che noi abbiamo già superato la valutazione da parte del nostro paese, per cui siamo già insieme. È un automatismo la vela, le Olimpiadi per la vela a Cagliari, nel caso in cui Roma, come ci auguriamo tutti, dovesse ottenere le Olimpiadi. Quindi è già un elemento che non solo per gli addetti ai lavori, ma per gli appassionati di vela nel mondo, è una pubblicità, una dinamica di comunicazione per la quale non sarebbe stato sufficiente l'intero bilancio del comune, forse, a garantire una copertura mediatica di collegamento Italia, Sardegna, Cagliari, Vela, Mediterraneo, no? Nella semplificazione estrema del messaggio, collegarci a una cosa che muove interesse, passione e milioni di persone. Anni prima rispetto alle Olimpiadi. Tant'è vero che un approfondimento che è stato fatto, quello dal punto di vista economico, è interessantissimo sulla ricaduta in termini economici a partire da. Gli altri elementi sono quelli che hanno colpito Mr. Fox in relazione al fatto che non fosse. Qual è stato il concetto testimoniato dai lavori in corso, in alcuni casi prima. Non è una cosa la candidatura di Cagliari per la vela immaginata qualche mese fa in relazione a questa opportunità, ma il rapporto della città col mare è questo nuovo legame, questo nuovo rapporto, grazie anche alla collaborazione istituzionale su questo tema specifico, con tutti i soggetti qua rappresentate, parte da lontano, parte da interventi del lungomare a Santeria, parte da interventi del lungomare al Poetto, parte dal rapporto con la Federazione Italiana in prospettiva sulla, come polo della vela nel Mediterraneo, con base anche della possibile base della Federazione Italiana Vela, tenendo conto che già oggi nel Golfo è ospitata la città di Cagliari, la Federazione Italiana, e nel Golfo si allena la nazionale italiana, in relazione alle diverse discipline, e tante nazionali di altri paesi che hanno individuato Cagliari come luogo dove allenarsi. L'altro elemento, appunto, sono le immagini. Quel progetto lì ha documenti, aggiudicazioni, appalti, risorse, per cui proprio l'altro ieri ci hanno detto dal Ministero che il collaudatore del lungomare indicato dal Ministero è stato indicato e verrà a Cagliari nelle prossime settimane. Per cui partirà anche il porticciolo che è già stato indicato, il lungomare, quindi la conclusione del lungomare Santeria. Era incuriosito dalla concretezza, avendo già visto i luoghi in stato di riqualificazione. E poi dall'altro elemento della sostenibilità. L'agenda 2020 è un elemento che per noi è la strada tracciata che dobbiamo seguire per ottenere ulteriori finanziamenti, ulteriori possibilità da parte dell'Europa nel domani e per ottenere iniziative, occasioni straordinarie come l'Europa. Questi credo che siano i tre elementi, cioè la sostenibilità, la concretezza dimostrata dagli operai al lavoro, non dai renderli, ma dagli operai al lavoro, che Mr. Fox ha voluto vedere, e la sintonia istituzionale da percepito, toccato con mano negli incontri che abbiamo avuto oggi. Che non, tutto il percorso che ha portato Cagliari ad essere la città scelta a fianco a Roma nella candidatura per i Giochi Olimpici del 2024 sia stato un percorso segnato proprio da queste due caratteristiche, e ancora oggi la presentazione e la visita alla città e al piano, che poi magari vi verrà illustrato
brevemente, hanno dimostrato questo, grande professionalità, grande condivisione di intenti, e credo che questo sia sicuramente una forza della nostra candidatura. Avete appena visto un video che parla, diciamo, in maniera emozionale di Cagliari, e credo che questo video sarà ovviamente la nostra vetrina. Nei prossimi 20 mesi partecipare a una candidatura olimpica significa andare in giro per il mondo, significa portare le qualità del nostro paese, delle nostre città agli occhi di tutti, e credo che sia importante dimostrare in questo periodo anche particolare della nostra nazione quante cose si possano fare, quanto sia bello e accogliente il nostro paese, anche perché questo è un punto di forza che noi abbiamo segnalato nel dossier. E la scelta di aver portato oggi la prima visita tra tutte le federazioni internazionali qui a Cagliari deve proprio dimostrare quanto riteniamo forte questo aspetto della nostra candidatura. Il 15 marzo le federazioni internazionali dovranno scrivere un piccolo questionario, una risposta al Comitato Olimpico Internazionale, valutando i primi passaggi della nostra candidatura. Quindi fra pochi giorni la Federazione Internazionale Vela farà un commento su quello che gli abbiamo presentato oggi, su le valutazioni tecniche. Dopo non entro nel merito perché ovviamente toccherà a te, ma sicuramente il fatto di avere puntato sugli aspetti tecnici è stato molto apprezzato. Quindi abbiamo iniziato le visite delle federazioni internazionali proprio da qui, per dimostrare quanto crediamo sia importante aver scelto Cagliari nella nostra candidatura. La gara, tra virgolette, è lunga, chiaramente. Abbiamo fatto il 16 di febbraio, abbiamo concluso il primo step, che era lo step dove il CIO ci chiedeva in 86 domande un lungo questionario molto articolato, sostanzialmente la visione dei giochi e soprattutto incentrando il proprio interesse su quella che è l'eredità che devono lasciare i giochi. Questa del 2024 sarà la prima candidatura nata con l'Agenda 2020, che è una grande rivoluzione all'interno del CIO, proprio in termini anche di candidatura olimpica, per evitare gli errori del passato e invece riproporre le buone pratiche. Quindi con questo nuovo regolamento stanno seguendo la candidatura passo passo. Il prossimo step sarà ad ottobre, dopo che avremo fatto durante i Giochi Olimpici di Rio un programma insieme al CIO per vedere le varie situazioni, dalle strutture da costruire alla questione della sicurezza, dei trasporti, eccetera, e dopo aver fatto anche un incontro tutti insieme a Tokyo, che sarà la città che ospiterà i giochi nel 2020, proprio perché il CIO mira a fare i prossimi giochi nella miglior maniera possibile, eliminando. Allora, la scelta è stata il frutto di un lavoro lungo in cui è stato coinvolto tutto il territorio nazionale, perché tutte le regioni lungo la costa, compresa quella che contiene il lago di Garda, quindi anche una all'interno, il Trentino, sono state coinvolte, diciamo, e gli è stato chiesto di segnalare due candidature. Per quella fine abbiamo potuto valutare 17 potenziali posti. Queste 17 candidature sono state valutate in base a criteri di natura meteoambientale e logistico organizzativo, e alla fine di questo lungo processo è emerso la candidatura di Cagliari. E viste appunto le caratteristiche di Cagliari, questo processo alla fine è stato condiviso da tutti i partecipanti, quindi è diventata proprio la candidatura italiana, con l'obiettivo non solo di fornire un posto, diciamo, non solo di selezionare il posto più bello italiano, ma che questo posto avesse le caratteristiche per essere molto competitivo nel campo dei concorrenti internazionali che la diciamo, Cagliari e quindi Roma assieme devono, diciamo, la gara che deve correre il progetto di Roma 2024. Alla fine siamo arrivati a Cagliari e, come è stato menzionato prima, attraverso un lavoro, davvero un lavoro di squadra e capillare, oggi e domani sono le due giornate che noi abbiamo a disposizione per illustrare ad un ospite che è rappresentante della Federazione Mondiale della Vela, World Sailing si chiama, che tra l'altro poi è l'incaricato e responsabile dell'organizzazione degli eventi per la Federazione Internazionale, le caratteristiche del posto.
quindi è stata una giornata molto intensa e lunga, perché tante sono le cose che dobbiamo far vedere, con l'obiettivo proprio di fargli fare il percorso dell'atleta, per cui siamo partiti dal mare, facendogli vedere proprio sull'acqua i campi di regate, le varie opzioni e quindi le grandi possibilità e versatilità del golfo, dopo avergli fatto guardare, diciamo, prima a terra, apprezzare proprio le caratteristiche meteorologiche uniche e molto forti di questo posto, la distribuzione dei venti, l'intensità, il fatto che si possa navigare tutto l'anno, eccetera. L'abbiamo portato sull'acqua, gli abbiamo fatto vedere i campi di regata, poi siamo tornati a terra dicendo: adesso ho finito di regatare, dove metto la mia barca? Siamo andati sul Molo San Baudo, che è l'area identificata per essere la base nautica, che ha una superficie enorme, e abbiamo illustrato appunto la bozza del progetto di come poter utilizzare questa superficie. È chiaro che questo è un lavoro che poi va fatto con la Federazione Internazionale, se l'obiettivo viene raggiunto, e quindi inizia il lavoro assieme per la distribuzione poi nel dettaglio, però insomma l'importante era fargli vedere la potenzialità del posto e la quantità di spazio disponibile, e da lì quindi ho rimesso a posto la mia barca, mi sono fatto la doccia, eccetera. Dove vado? Vado al villaggio olimpico, quindi siamo andati alla caserma Ederle per fargli vedere appunto dove potrebbe essere localizzato il villaggio, che è stato selezionato in base alla volumetria, allo spazio, alla bellissima posizione, alla distanza, alla prossimità con la base nautica, e poi anche per l'aspetto della sicurezza, perché è una località facilmente identificabile, protetta in un ambiente bellissimo, con i cui vicini sono tutte aree militari, quindi anche da quel punto di vista è un'area molto sicura, bella e protetta. E da lì poi siamo partiti siamo stati ospitati nella visita alla sella del diavolo, quindi per dare all'ospite la prospettiva dall'alto, quindi la visione della città nel suo complesso, nella parte diciamo est e ovest, considerando come spartiacque Sant'Elia, guardando tutte quante le saline, le aree alle spalle, che è stata la prosecuzione del cammino dopo aver visto il Poetto, e quella insomma è stata la conclusione della giornata. Ripeto, anche io corro per non farvi perdere tempo, ma insomma giornata lunga, cercando di far vedere in questa prima parte, quindi la parte diciamo tecnica, le località selezionate per essere le basi per ospitare gli atleti, e il primo approccio con la città.